E ciao a tutti mobile gamer, oggi abbiamo qualcosa di veramente speciale per voi. Se pensavate di aver giocato a tutto, preparatevi a rimanere sorpresi. Oggi vi riporto nel magico mondo dei mobile game e, beh, non proprio tutti sono disponibili anche in Italia. Vi mostrerò infatti i 10 giochi che hanno spopolato principalmente all'estero. Come dite? Credete di non poter giocare ad alcuni di questi giochi dall'Italia? Beh, per fortuna c'è NordVPN. Con NordVPN, infatti, basta scegliere un server in un altro paese e il gioco è fatto. Se volete saperne di più, ci vediamo a fine video, ma intanto trovate il link in descrizione se volete approfittare di un'offerta spaziale per voi. Già da subito. Pronti? Iniziamo! Iniziamo il nostro percorso con Saint Seiya Awakening. Immaginate di poter giocare con i vostri cavalieri dello zodiaco preferiti, ma con una grafica mozzafiato e un gameplay che vi terrà incollati allo schermo. Questo RPG è una vera gemma nascosta in Cina, dove potete collezionare e combattere con i mitici personaggi di questa serie leggendaria. Ottima grafica, battaglie strategiche e soprattutto una fedeltà incredibile all'anime. Se siete fan di Saint Seiya o di Cavalieri dello Zodiaco, questo è il gioco che fa per voi. Passiamo ora a qualcosa di più leggero, ma altrettanto avvincente. Al nono posto troviamo Yo-Kai Watch Puni Puni, un puzzle game dal Giappone che vi farà innamorare dei suoi yokai carinissimi, un gioco di abbinamenti con un tocco magico. Bisogna abbinare gli yokai, scatenare mosse speciali e completare le missioni. Perché vi piacerà? È super divertente, coloratissimo e pieno di riferimenti alla famosa serie animata Yo-Kai Watch, perfetto per i momenti di relax. E adesso preparatevi a un tuffo nel passato con MapleStory M. Questo MMORPG coreano riporta in vita tutte le emozioni del classico MapleStory, ma in versione mobile. Avventure epiche, missioni infinite e personaggi adorabili vi aspettano in questo mondo pixelato. La nostalgia pura e il gameplay fedele all'originale, con in più la comodità di giocarci ovunque voi siate. Un must per tutti i veterani del gaming. Al settimo posto troviamo Arena of Valor, il MOBA che sta dominando le classifiche in Cina e in India. Se amate giochi come League of Legends, questo vi farà impazzire. Combattimenti 5 contro 5, eroi unici e battaglie mozzafiato sono solo l'inizio. Perché giocarci? Bilanciamento perfetto, grafica incredibile e un'esperienza di gioco altamente competitiva. Pronti a scalare le classifiche? Alla sesta posizione troviamo Ragnarok Mobile Eternal Love, che non è un canale di YouTube di gaming, come qualcuno magari penserà, ma un MMO che porta su mobile l'amatissimo mondo di Ragnarok Online. Esplorate un vasto mondo, fate amicizia con altri giocatori ed immergetevi in quest epiche. Grafica adorabile, gameplay coinvolgente e una vasta community di giocatori appassionati. Se amate gli MMORPG, non potete perdervelo. A metà classifica troviamo Moonlight Blade Mobile. Un MMORPG che vi lascerà senza fiato con la sua grafica e la sua profondità. Esplorate vasti mondi, personalizzate il vostro personaggio ed immergetevi in battaglie epiche. La grafica sembra uscita da un film, le personalizzazioni sono infinite e il mondo è tutto vivo e da scoprire. Un'esperienza di gioco su mobile probabilmente senza precedenti. E ora preparatevi per Fantasy Westward Journey. Un altro MMORPG che è un vero e proprio fenomeno in Cina. Basato su un famoso romanzo, questo gioco offre un sistema di combattimento turn-based e una trama avvincente, storia coinvolgente e un'enorme community di videogiocatori. Questo gioco potrà tenervi impegnati per ore. Sul podio, al terzo posto, troviamo Dragon Raja. Un MMORPG, ancora una volta, che vi farà innamorare della sua trama profonda e il suo mondo dettagliato. Ogni decisione che prendete influisce sul corso della storia, creando un'esperienza di gioco unica. Anche qui, grafica mozzafiato, trama coinvolgente e un gameplay che vi farà sentire parte di un mondo vivo, un must per gli amanti dei giochi di ruolo. Siamo quasi alla fine e al secondo posto abbiamo Lineage 2M, un MMORPG con una grafica da urlo e un mondo vastissimo da esplorare. Unitevi a clan, partecipate a guerre epiche e costruite il vostro impero. Perché è così popolare? Probabilmente per la grafica di nuova generazione, il gameplay profondo e le infinite possibilità di personalizzazione, che è un po' la caratteristica di quasi tutti i giochi MMORPG su smartphone dall'Asia. E finalmente, al primo posto abbiamo Fate Grand Order. Gacha game giapponese che è un vero e proprio fenomeno, basato sull'universo di Fate, ovviamente.
Collezionate e combattete con servitori leggendari, partecipate a eventi epici e immergetevi in una storia avvincente. Troverete ovviamente i personaggi tanto amati di Fate in un sistema di combattimento strategico, un must assoluto per tutti i fan dei gacha game. Come vi dicevo, alcuni di questi giochi non sono ancora disponibili in Italia, ed è un vero peccato perché alcuni sono veramente tanto tanto fighi e tanto tanto belli, da soffrire di paralisi alle gambe magari mentre ci giochi seduto sulla tazza del water. Ma sapete cosa? Forse c'è una soluzione, a patto di conoscere ovviamente la lingua. Immaginate di poter accedere a questi giochi esclusivi dalle altre regioni. Beh, con NordVPN puoi farlo. Vi basta abbonarvi al link che vi lascio in descrizione, scaricare l'app dallo store, selezionare il paese interessato e bam! Ma NordVPN non è solo una VPN qualsiasi. Include la funzione Threat Protection, con cui puoi navigare in sicurezza senza preoccuparti di nessun malware, di phishing e di fastidiose pubblicità. Threat Protection analizza ogni click e download per individuare malware, bloccare siti pericolosi e perfino eliminare i pop-up fastidiosi. E tutto questo anche senza essere connessi alla VPN. Funziona su tutti i dispositivi, sia che si tratti di Android o iOS, e protegge fino a 10 connessioni contemporaneamente, compresi i vostri PC. E se non sei soddisfatto, hai una garanzia di rimborso di 30 giorni. Quindi se magari avete bisogno di scaricare l'APK da un altro store, potete assicurarvi, grazie alla Threat Protection, di scaricare effettivamente un'app che non sia malevola per il vostro telefono, ed avere così al sicuro i vostri dati in qualsiasi momento, sia appunto che lo facciate dal vostro telefono o dal vostro computer. La VPN inoltre vi potrebbe essere utile per partecipare ad eventi stagionali e regionali che si tengono nei vari giochi che abbiamo elencato quest'oggi, o anche, perché no, in altri giochi, così da assicurarvi la partecipazione all'evento comodamente seduti a casa vostra o, ovunque voi siate in quel momento, e non aver nessun problema al contempo di sicurezza. Al link in descrizione trovate già una bella offerta, ma sappiate che dal 12 giugno NordVPN lancerà una campagna in collaborazione con Sailee, che per chi non lo sapesse è un nuovo servizio di eSIM che offre piani dati per i viaggi. Quindi se state programmando di partire, avete la certezza di poter continuare a giocare da ovunque voi vogliate, grazie a NordVPN. Ma ovviamente NordVPN non si ferma al gaming. Come sapete siamo quasi in estate, e perché non continuare a seguire le proprie serie preferite dall'hotel magari in cui vi trovate? Non so, metti caso che partite e andate in Spagna e volete guardarvi le puntate dei Cesaroni. Ecco, magari quelle in Spagna non le trovate. Con due rapidissimi click impostate il vostro paese sull'Italia tramite la VPN e bam! Ancora una volta avete accesso nuovamente a tutti i servizi e a tutte le puntate delle serie che stavate seguendo. Non male come primo sponsor del canale, no? Effettuando l'iscrizione dal link in descrizione ovviamente aiutate anche il canale, quindi aggiungiamoci anche questo piccolo plus se proprio volete darci una mano. E questo è tutto per oggi, ragazzi. Quale di questi giochi vi ha colpito di più e quale state già giocando? Fatemelo sapere nei commenti e non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Grazie per aver guardato e alla prossima!